Il sistema copernicano non era criticato soltanto dalla Chiesa e dai filosofi o scienziati che facevano fatica a staccarsi dal modello aristotelico-tolemaico dell'universo, ma anche e soprattutto dal senso comune. Se la Terra girasse intorno al Sole, dicevano gli avversari di Copernico e di Galileo, noi dovremmo per forza accorgercene. Dovremmo, per esempio, sentire l'aria in faccia come quando si va a cavallo. È molto più vicino al senso comune dire che la Terra sia ferma che non che si muova. A tutti, infatti, pare ferma. Gli avversari della nuova tesi, la tesi eliocentrica, sostenevano che il moto di rotazione della Terra avrebbe dovuto disturbare la caduta dei gravi. Se la Terra si muovesse, i gravi non dovrebbero cadere a perpendicolo ai piedi del luogo da cui sono lanciati, ma obliquamente, perché durante i tempi di caduta la Terra, girando, si dovrebbe spostare. Nella seconda giornata del dialogo sopra i due massimi sistemi, Galileo contesta tutte le obiezioni portate da Aristotele in poi contro il movimento della Terra. Francesco Sagredo, che nel dialogo rappresenta il lettore comune, non specialista, ma colto e interessato agli argomenti della discussione, riporta una delle varie obiezioni frutto del senso comune contro la mobilità della Terra. Se la Terra si muovesse, afferma Sagredo, il volo degli uccelli non potrebbe seguire il movimento assai più veloce della Terra. Filippo Salviati risponde che l'aria che circonda la Terra e tutto ciò che su di essa si muove partecipa del movimento di questa e quindi non ne avverte gli effetti. Per farsi meglio comprendere, lo scienziato ricorre a una sorta di esperimento virtuale.